Amiche e amici di Grottagli in Rete, incontriamo Raffaele Fitto, candidato alla presidenza della Regione Puglia. Presidente, nel presentare il Puma come simbolo della sua lista, La Puglia Domani, lei ha affermato l'intenzione di riunire il rispetto della tradizione e l'aspirazione verso un futuro di innovazione, crescita e sviluppo. Un'ambizione che Grottagli incarna con la sua storia legata alla ceramica, dall'agricoltura e con insediamenti industriali all'avanguardia. Quale ruolo può e deve giocare la Regione Puglia per proseguire lungo questo cammino? Deve guardare a questi valori ai quali si sono ispirati i nostri genitori e dobbiamo farlo con un obiettivo ben preciso, la tradizione che è rappresentata dall'artigianato locale, dal simbolo del Pumo, è una tradizione sulla quale poter costruire su basi solide il futuro. Tradizione e innovazione. Grottaglie è un esempio, lo dico anche rivendicando con forza le intuizioni del passato, perché l'innovazione qui a Grottaglie, a partire dal grande investimento della Lenia, è frutto di ciò che facemmo noi all'epoca molti anni fa. Lo voglio sottolineare perché penso che sia la strada da ripercorrere per guardare ad un futuro che sia in grado di poter dare risposte alle tante aspirazioni dei nostri giovani. Ecco, a proposito di passato, lei è stato il più giovane presidente di regione della storia d'Italia e poi è stato ministro della Repubblica, oggi europarlamentare e presidente dei Conservatori e Riformisti europei. Qual è il valore aggiunto che queste esperienze possono portare per governare una regione complessa e impegnativa come la Puglia? Ma esperienza e competenza. La Puglia in questi anni non è stata governata. Se parliamo di agricoltura è un disastro, se parliamo di sanità è sotto gli occhi di tutti, se parliamo di utilizzo delle risorse europee anziché di rifiuti è la stessa cosa. Potrei parlare a lungo di tutte queste situazioni che sono generate da 5 anni di malgoverno, ma anche da 15 anni nei quali è mancata totalmente una visione strategica. Il nostro obiettivo non è solamente quello di analizzare i disastri che troviamo sul terreno dopo questa esperienza di sinistra al governo della Regione Puglia, ma l'obiettivo è quello di costruire una prospettiva futura. Su ognuno di questi punti noi abbiamo le soluzioni e non vogliamo solamente analizzare tutto ciò che non va e i disastri combinati da chi ci ha preceduto, ma vogliamo costruire delle risposte concrete. L'esperienza europea mi consentirà di farlo anche con maggiore attinenza, visto che sui principali dossier e sulle opportunità sono stato relatore dei regolamenti più importanti e penso di poter mettere a disposizione questa competenza e conoscenza per poter costruire delle soluzioni abbandonando la demagogia e gli slogan. Ecco, un'ultima domanda. Lei parlava appunto di visione del futuro. L'emergenza Covid sicuramente ha inferto un durissimo colpo a uno degli assi portanti dell'economia pugliese come il turismo, ma anche la visione industriale di qualche anno fa mostra tutti i suoi limiti, a partire dall'Ilva di Taranto. Da dove bisogna ripartire quindi per costruire l'economia e il futuro della Puglia? Ma l'emergenza Covid ha messo in luce una situazione complessa che già però era evidente. Ha accelerato un po' tutto e ci pone di fronte ad una situazione per la quale la nostra economia rischia di essere veramente in ginocchio. Ma questi settori pagano una mancanza di visione degli anni scorsi. Dobbiamo riprendere questo. Da una parte c'è un intervento urgente nei confronti di tutti coloro i quali, operatori turistici, partite IVA, imprenditori, vivono una condizione drammatica di grande difficoltà per via di questa vicenda e di questa emergenza. Dall'altra però c'è bisogno di recuperare una visione strategica, immaginare una prospettiva seria sulla quale costruire una prospettiva di futuro, di crescita, di sviluppo, capire quali sono i settori innovativi, individuare, avere delle intuizioni in anticipo. Se pensiamo all'investimento a Lenia di Grottaglie, fu una visione, fu un intervento realizzato in un momento nel quale sembrava che tutto ciò non fosse possibile, che ha creato una prospettiva. Oggi anche lì c'è una fase di crisi che si intravede sempre di più, sulla quale è necessario intervenire e dare delle risposte.